San Pietro nasce nel 1521 a Nimega, un villaggio olandese. Entrò nella Compagnia di Gesù nel 1543, dopo aver fatto gli esercizi spirituali sotto la direzione di Pietro Favre e partecipò al Concilio di Trento. Nello spirito della Controriforma promossa dal Concilio Tridentino, la sua principale missione fu il risveglio delle radici spirituali dei singoli fedeli e del corpo della Chiesa. Dopo un breve tempo a Roma e a Messina, fu inviato nel Ducato di Baviera, quindi a Vienna, dedicandosi anche al ministero pastorale in ospedali e carceri. Nel 1556 fu nominato primo padre provinciale della provincia gesuita della Germania, creando una rete di comunità e collegi gesuiti. San Pietro Canisio trascorse buona parte della sua vita a contatto con le persone socialmente più importanti del suo tempo ed esercitò un influsso speciale con i suoi scritti. Fu editore delle opere complete di San Cirillo d'Alessandria e di San Leone Magno, delle lettere di San Girolamo e delle orazioni di San Nicola della Flue. Pubblicò libri di devozione in varie lingue, le biografie di alcuni santi e molti testi di omiletica. Ma i suoi scritti più diffusi furono i tre catechismi, composti tra il 1555 e il 1558. Il primo catechismo era destinato agli studenti in grado di comprendere nozioni elementari di teologia, il secondo ai ragazzi del popolo per una prima istruzione religiosa, il terzo ai ragazzi con una formazione scolastica a livello di scuole medie e superiori. Morì il 21 dicembre 1597.